Presidente Panteca, bisognava rimettere al suo posto il crocifisso, secondo lei è un atto dovuto? Secondo me è un atto dovuto, noi l'amministrazione comunale, gli organi istituzionali più che altro, per gli organi istituzionali e per i cittadini il crocifisso rappresenta quella che è la nostra laicità, la nostra cultura, i nostri valori, per questo lo dobbiamo ripristinare, perché rappresenta un po' quella che era tutta la nostra storia. E no, io credo che un amministratore istituzionale non debba sovrapporsi o sostituirsi a quella che è la comunità. Dobbiamo chiedere alla comunità se lo vuole o non lo vuole. Noi direttamente come singoli, secondo me, abbiamo il dovere di tenerli certi valori e rappresentarli. Come ritiene il gesto di averlo tolto? Poi io dico che questo sia un gesto di superficialità, non aver compreso perfettamente quella che è la nostra comunità, quello che rappresenta la nostra comunità. Ci sono adesso, io non credo che i candidati al congresso regionale del PD la pensano nello stesso modo, e se la pensano che lo dicano.